Ciao Chico, sto leggendo questo libro qui, molto bello. La storia di Matthew McConaughey. È un pazzo scatenato. Se ti piacciono biografie e quindi storie vere che non siano fantasy. Ciao Chico, sono Giona e veramente questo video me lo state chiedendo un sacco di persone, un sacco. Quindi, visto che l'estate è alle porte e visto che dobbiamo vedere un po' la moda cambia, vediamo un po' cosa ci mettiamo e vediamo cosa ci mettiamo. C'è un sacco di roba di cui parlare tra accessori, parte superiore, parte inferiore, scarpe. Quindi io pensavo di fare un due video, no? Che ne dici? Quindi oggi parliamo della parte superiore e degli accessori e nel prossimo video parliamo della parte inferiore e delle scarpe. Ti va bene? Non ti va bene? Me ne frega un cazzo. Tanto decido comunque io, Kiko. Mi spiace. È così la dura vita della monarchia. Quindi vediamo quali sono secondo me i capi da tenere un po' d'occhio, comunque da avere per l'estate che sta arrivando, per la parte superiore. Andiamo, Kiko. Capo numero uno abbiamo il bomber jacket. Abbiamo già parlato di questo capo in qualche video precedente. Perché è così popolare il bomber jacket? Perché ha una linea che si sposa molto bene con la gran parte dei fisici che ci sono in giro nell'umanità, come i Ray-Ban Aviator, per esempio. Hai presente i Ray-Ban Aviator, quelli a goccia famosissimi? Perché? Perché sono così famosi? Perché la montatura di quest'occhiale si sposa alla grande con la maggior parte dei visi, quindi la maggior parte delle persone che li provano dicono: Madonna, come sono carina! Allora me li compro, me li compro, me li compro e diventano popolari. Più diventano popolari, più gente se lo vuole comprare. Ma questo è business, non parliamo di business. Cosa stiamo a fare? Business? No. Quindi la linea del bomber jacket, secondo me, possiamo abbinarla abbastanza alla idea che c'è dietro al Ray-Ban Aviator. Bomber jacket quindi perfetto per le serate estive, per esempio. Se hai paura però di avere comunque caldo, nonostante il giacchettino addosso, do not worry my friend, because Shock because ci sono le versioni estive che sono in lino, per esempio. Adatte, perfette, non rischi di avere caldo, a meno che non sei, non so, uno che ha caldo. Ha sempre caldo, hai sempre caldo. Vabbè, ma d'estate ci sta, cioè, quando c'è quell'arietta ci sta il bomberino. Bomberino. Secondo capo, una felpa perché ormai la tuta è proprio nel nostro sangue, c'è globuli bianchi, globuli rossi e poliestere della tuta. Ma perché la tuta? Perché l'estate è sinonimo di vacanza, forse, sinonimo di voglio stare bello tranquillo e comodo. Ci può stare, vuoi stare bello tranquillo e comodo, non hai voglia di metterti su una camicia, una t-shirt, vabbè, una t-shirt è una t-shirt, non rompi i coglioni per metterti la t-shirt. Tu con quella felpina che può essere qualsiasi tipo, può essere quella con la mezza cerniera, che può essere quella col cappuccio, adesso vanno molto quelle un po' oversize, colori molto sbiaditi. Quando stai sul terrazzino comodo, ti stai fumando la tua bella sigaretta, la birretta, che ne so, l'amaro dopo cena, c'è quella brezza marina che ti rompe con gli occhi. Ecco, indossi queste felpine che ti tengono caldo, ma non troppo. Numero 3, giacca denim, immancabile, un pezzo che più lo usi più diventa bello. Non è adattissima se vuoi un look formale. Se sei uno amante dello streetwear, una bella giacca chiara, slavata, anche oversize, tipo questa qui la indosso anche in qualche video, con una t-shirt semplice sotto vai alla grande, vai veramente alla grande. Non ti tiene caldo perché il jeans non tiene caldo. Se vuoi però un look un po' più formale, io andrei più su un jeans tinta scura, magari con un fit un po' più slim. Numero 4, la giacca camicia. Non so come, ma penso di averle visto nei siti giacca camicia proprio. Giacca camicia. Cioè che è un ibrido tra una giacca e una camicia, ovvero le sembianze sono di una camicia, ma il tessuto non è quello di una camicia. Più chiaro di così, giacca camicia, c'è scritto. Essendo il tessuto più spesso, anche di questo capo ci sono le versioni in lino, se hai paura di fare tipo la fine di Frank Matano in LOL, con quella in lino non hai sicuramente problemi. Un esempio è questa qui, vedi che ha le sembianze di una camicia, ma camicia non è. L'abbiamo già detto, su, l'abbiamo già detto, forza un po'. Lo vedo un capo molto versatile, riesce a comporci diversi look, dal più formale al meno formale. Penso che la differenza la faccia molto il pantalone che ci abbini. Quindi se gli metti un jeans sicuramente vai più sul casual, se gli metti un chinos, hai messo su un look più formale, semplice. Abbiamo accennato le camicie, camicie, quindi numero 5, camicie. Le camicie è un pezzo immancabile, ovviamente. Se tu dall'aperitivo alla cena elegante puoi tranquillamente andare di camicia senza temere di avere caldo. Se anche qui
hai paura di avere caldo, ci sono quelle in lino. Abbiamo capito che lino è la parola magica per questo video, per i capi estivi, lino. Però chiediglielo prima, perché sennò magari se gli prendi la camicia senza avvisarlo, magari si arrabbia. Magari questo cerca, poverino, e dice: dov'è la mia camicia? Perché qual è la tua camicia? La camicia di lino, perché sono lino. Con quella in lino riesci anche ad ottenere un look un po' più easy, un po' più... Ma che me ne frega, perché il lino non riesce ad essere come il cotone appena stirato, perfetto, lindo, proprio senza una piega. Il lino ha sempre quelle grinzette, proprio come tessuto, più irregolare il lino. Quindi anche con un fit un po' più rilassato sta veramente bene, veramente bene. Numero 6, le camicie con il colletto alla cubana. Mi hanno veramente catturato questi colletti alla Pablo Escobar. Indossate così, nude e crude, sono perfette. Indossate con, attento a quello che sto per dire, una canottiera sotto con lo scollo un po' più ampio. Anche, mi piace veramente quello stile, mi piace. Le canottiere ovviamente di un certo tipo, ti dà quel look molto spiaggeggiante. Questo tipo di camicia mi piace ancora di più se ha tipo delle stampe sopra o colori tenui delle stampe sopra. Mi piacciono, veramente carine, mi piacciono, l'ho già detto, mi piacciono. Non ho ancora parlato di t-shirt, ma perché le t-shirt sono praticamente sottointese, che sia un regular fit o che sia una boxy t-shirt, che apprezzo anch'io, molto carino, una variante carina delle classiche oversize, per chi vuole andare oversize. Gli oversize non sono... L'ultimo punto per quanto riguarda la parte superiore, non pensavo che l'avrei mai detto, non pensavo proprio... E infatti prendi proprio con le pinze, poi non ti sentire autorizzato, perché io non ho detto una roba del genere. Le canottiere. E tu mi dici, ma le canottiere, quelle che hai detto poco fa che non è più accettabile vedere in giro? Sì. Quelle lì, Kiko, ho cambiato idea, ma non tanto vedendo la canottiera come capo, ma più che altro vedendola come accessorio. Segui il mio ragionamento, se porti una bella canottiera, bella, perché le canottiere ci sono quelle belle e quelle che fanno proprio cagare al cazzo, ma se tu la vedi come un accessorio, quindi un qualcosa che abbellisce, che arricchisce un look, apri la mente. Se tu infatti la indossi insieme ad un completo, per esempio, un completo estivo, per dire, colori chiari, un po' più rilassato, tu immagina quel collo ampio della canottiera che appare e non appare attraverso l'apertura della giacca. È un bel look, si vede molto adesso questo look così, ed è molto bello. Come anche la puoi portare allo stesso modo con una camicia col colletto cubano, ti ricordi? Ne abbiamo parlato poco fa. Quella lì, se tu una camicia del genere la indossi aperta con sotto una camicia, Kiko, è un gran sostenitore di questo stile qui. Forse Shawn Mendes, forse Harry Styles, forse... non mi ricordo più altro. Sicuramente la farò mia. Per concludere questi essenziali estivi 2021, ci aggiungiamo gli accessori. Gli accessori, non mi soffermerò troppo sugli accessori, ne abbiamo già parlato ampiamente. Abbelliscono il look, arricchiscono il look, danno personalità al look. Tenere a mente che il troppo stroppia. Che sia riguardo qualsiasi cosa, che sia riguardo anelli, che sia riguardo bracciali, che sia riguardo collane, che sia riguardo orologi, non lo dico a caso gli orologi, ok? Un orologio per polso non serve, e non parlo a caso. Fondamentali per sia arricchire un look estivo, sia per proteggere, gli occhiali da sole. Gli occhiali da sole danno quel tocco di misterioso, amore. Solo una raccomandazione, non comprare quelli pacchi, non comprare quelli da 3 euro, 5 euro alle bancarelle, ma perché? C'è una motivazione scientifica dietro a questo. La scienza. Perché se tu indossi un paio di occhiali da sole, delle bancarelle da 5 euro, per capirci, tutto ciò che è intorno a te viene reso più scuro, perché la lente è scura. La pupilla quindi si dilata per far entrare più luce, ma visto che la lente non ti protegge dai raggi UV, perché è plastica alla fine, non ha nessun tipo di trattamento sopra, tutti quei raggi UV ti penetrano la pupilla dilatata. E sto parlando di occhi, Sto parlando di occhi, di pupille dilatate, Beh, che problemi. Quindi, invece che avere 10 paia d'occhiali, uno diverso dall'altro, a 5 euro l'uno, a 10 euro l'uno, ti compri un occhiale, due occhiali seri, da 70, 80, perché se non vai sulle grandi marche puoi anche non spendere 300 euro per un paio d'occhiali, Ma sei sicuro almeno che ti protegge, ma perché la vedi la differenza, Che poi se ti compri quelli polarizzati, con le lenti polarizzate, sono veramente una cosa che ti fa dire: perché non ci siamo mai incontrati prima, amore? Perché?
Amore, sei fantastica. Molto bene, Chicco. Questa prima parte del trend estate 21 è finita. Se il video ti è piaciuto, mi fa piacere. Se l'hai trovato utile, mi fa ancora più piacere. Se sei interessato alla prossima parte, fai attenzione, perché la prossima parte sarà la prossima parte. Quindi si devono completare. Va bene? Alla prossima, Chicco. Ciao, ciao.